A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per essere qui con noi e ringraziamo appunto i docenti delle scuole medie che partecipano alla sperimentazione 21-22 e che quindi appunto si trovano in questo momento proprio nello step 3 del percorso didattico. Sappiamo che avete già appunto concluso la fase 2, che è appunto una fase molto impegnativa, grazie anche al supporto preziosissimo dei referenti Istat che vi hanno accompagnato nella elaborazione dei dati, nella ricerca dei dati attraverso diverse banche dati a disposizione. E a questo punto salutiamo e ringraziamo anche le reti territoriali, oltre ai referenti Istat che avete scelto in fase di candidatura, diciamo, all'inizio del percorso e che ci accompagnano fino alla conclusione. E, io sono qui insieme alle mie colleghe che vi lasciano anche un saluto. Microfono spento. Benvenuti e benvenute a tutte. Benvenuti a tutti e buon webinar. Vi ricordiamo sempre, avete il box domande quando volete interagire con noi e buon lavoro, siamo qua. Grazie a tutte. Sì, a parte il box, come sapete, le nostre sessioni sono registrate e poi appunto rese disponibili dal giorno dopo, quindi da domani, sul nostro sito nella sezione della lezione, quindi nella pagina di lezione dedicata alle scuole medie, nella vostra didattica, così come queste slide che vedremo insieme. Quindi io direi di partire e quindi entrare nei temi di questo step, quindi un nuovo step che diciamo vi fa entrare più nel vivo dell'azione, vi fa scendere sul campo assieme ai vostri studenti, alle vostre studentesse, proprio per andare a comprendere di prima mano come sta andando il progetto sul territorio. Quindi in questa fase dovrete proprio organizzare un'uscita sul luogo del monitoraggio. Quindi dovrete andare a constatare di persona e concordando quindi delle interviste rivolte ai protagonisti del progetto scelto per comprendere ancora meglio ed acquisire nuove informazioni rispetto all'evoluzione di questo diciamo di ciò che state osservando per capire effettivamente come i soldi pubblici vengono spesi sui vostri territori. Quindi rinnovo i complimenti assolutamente per la conclusione di questa fase 2. C'è qualcuno che è in ritardo, ma non preoccupatevi assolutamente. Prendetevi il tempo giusto per finalizzare i vostri output. Come sapete, siamo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio, quindi nel caso scriveteci e utilizzate anche il nostro gruppo WhatsApp che è molto immediato, quindi possiamo sicuramente interagire. Cosa vedremo oggi? Ovviamente faremo un ripasso del nostro calendario e anche delle deadline di consegna rispetto ai prossimi step che ci aspettano. Quindi questo è il quarto step, che è quello proprio del racconto dei risultati raggiunti. Gli strumenti della comunicazione che abbiamo già visto in diciamo, in diverse occasioni, informazioni aggiuntive sempre per quanto riguarda il vostro percorso di monitoraggio e tutto ciò che riguarda la didattica, quindi gli obiettivi e i contenuti dello step 3 esplorare. La scaletta che poi analizzerete assieme ai vostri studenti, i compiti a casa, quindi suddivisi per ruolo rispetto ai componenti del team, il glossario che è comunque tematico per questo step didattico, e tutte le informazioni utili per prepararsi al meglio a questa fase del percorso ASOC. Siamo quindi in questo, diciamo, ci troviamo qui nella fase 3, ovvero nel momento dell'esplorazione, quindi nel momento di interlocuzione con i soggetti responsabili, i cosiddetti testimoni privilegiati dei progetti che avete scelto sui vostri territori, che sono molto differenti l'uno dall'altro. Quindi con i tecnici, con le amministrazioni, con i soggetti beneficiari di quei finanziamenti. E quindi appunto questa sarà proprio una fase in cui dovrete organizzare non solo una visita
Che quindi questo richiede, come sapete, ovviamente una serie di step per riuscire a fissare un incontro, per avere le autorizzazioni anche rispetto, diciamo, alla parte più scolastica e vostra interna organizzativa, ovviamente rispetto al contesto emergenziale, e lo vedremo più in là, voi potete svolgere questo step anche, ed è fattibile, appunto, esclusivamente online. E vi daremo tutta una serie di consigli e di strategie proprio per farlo, proprio perché ci rendiamo conto che ovviamente non sempre è possibile uscire in presenza, poter organizzare una iniziativa di questo tipo. Però assolutamente, attraverso i nostri consigli, potrete farlo con altri mezzi, in più la tecnologia che già da 2 anni ci supporta in tantissime attività, da questo punto di vista ci viene incontro e quindi possiamo sfruttare i nostri mezzi proprio per poter arrivare anche più agilmente e più immediatamente ai nostri interlocutori. Quindi, appunto, oltre a questo webinar, che come sapete, appunto, i nostri 3 momenti focali e importanti per ogni lezione, per ogni step del percorso didattico. Sono il momento della formazione, quindi quando noi del team ASOC trasferiamo a voi docenti i contenuti che poi andrete altrettanto a trasferire agli studenti, e quindi al vostro team, che partecipa ad ASOC, ovviamente attraverso, diciamo, tutte le pillole didattiche che avete a disposizione nella pagina di lezione che adesso andremo a vedere. Dopodiché, sarà il vostro compito proprio, fissare la data della lezione in classe, quindi avrete modo di, fissare la data e quindi, insomma, far vedere e quindi scorrere insieme ai vostri studenti tutti i contenuti didattici a disposizione per questo step e che vi saranno utili per la realizzazione del report che poi andremo a vedere. E ovviamente dopo questa fase, ognuno degli studenti che compongono il team avrà un compito da portare a termine e voi docenti monitorerete ovviamente l'avanzamento rispetto a ciò che è stato fatto e a ciò che dobbiamo fare fino alla deadline di consegna, che in questo caso sarà l'11 aprile. Infatti, come vedete dal nostro calendario, la prossima deadline di consegna è l'11 aprile, quindi andremo poi a vedere anche gli output da realizzare, che saranno comunque 2 oggetti importantissimi per comprendere come sta andando il progetto sul territorio e tutte le informazioni che diciamo, state raccogliendo e che attualmente sono le più fresche aggiornate rispetto al monitoraggio civico che state portando avanti. Ma andiamo direttamente nella didattica. Come sapete, il vostro punto di partenza è stato proprio Open Coesione, quindi è proprio lì che attraverso una navigazione guidata siete riusciti a scoprire quali progetti vengono finanziati dalle politiche di coesione nel vostro territorio, nel vostro comune oppure subito a fianco nel vostro comune limitrofo o nel comune dove ha sede la vostra scuola, per esempio. Quindi siete riusciti a scegliere attraverso un'esercitazione in classe con i vostri studenti, quale potesse essere il tema che vi stava più a cuore, il progetto che volevate comunque approfondire rispetto al finanziamento pubblico erogato. E quindi avete iniziato a, oltre alla scelta, ovviamente a raccogliere i primi dati grazie al portale Open Coesione, alla scheda progetto e a tutta una serie di dati iniziali che avete avuto l'opportunità di incamerare e interiorizzare. Dopodiché, anche grazie al supporto dei referenti Istat e diciamo, già parlando con alcuni referenti del progetto stesso, siete riusciti a incamerare ulteriori dati per diciamo, elaborare e riuscire anche a far parlare questi dati e vi siete cimentati proprio con delle visualizzazioni, dei grafici e ci avete raccontato proprio una serie di analisi che vi siete apprestati a fare assieme agli studenti, cosa non banale proprio perché ci rendiamo conto che questi non sono temi che affrontate quotidianamente, fino a raggiungere appunto fino alla scrittura di un articolo di data journalism e alla realizzazione di un'infografica. Adesso ci troviamo proprio nel momento dell'azione, come dicevamo proprio all'inizio, quindi c'è da scendere in campo per verificare di persona l'avanzamento del vostro progetto. Qui scopriremo in questa fase una nuova piattaforma,
Come avete visto, siamo partiti da Open Coesione. A scuola di Open Coesione ha già un suo sito dove appunto potete diciamo, compilare i vostri report, avere il vostro blog dedicato, raccontare la vostra storia rispetto al monitoraggio civico che state portando avanti. In questa fase ci cimenteremo con un'altra piattaforma, che è una piattaforma indipendente, che è appunto la piattaforma Moniton. Ma adesso andremo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. E in più, appunto, grazie a questa piattaforma dove scriverete un report, metterete a disposizione di chiunque, quindi di tutti i cittadini, di chi poi leggerà effettivamente i report su Moniton, la vostra ricerca, inviando il vostro report con tutte le indicazioni rispetto a questo momento storico, ovviamente. Il monitoraggio che possiamo suddividere in tre step. Quindi, dopo la lezione in classe, c'è tutta una fase di organizzazione per metterci in moto, raccogliere ulteriori informazioni attraverso le interviste, organizzare una visita sul campo, sul luogo del monitoraggio ed effettuare una serie di riprese, di foto, oltre che appunto le interviste con i soggetti dedicati al progetto per riuscire a dare conto di quello che sta accadendo sui territori. Infatti dovrete in questo step fare anche un video reportage, insomma, una sorta di reportage che racconta effettivamente cosa è successo durante questa visita, che tipo di informazioni avete raccolto, riportando anche le interviste e se il vostro progetto è un luogo, è un, diciamo, un intervento fisico, ovviamente le foto, come anche le riprese video, saranno utili a mostrarci a che punto siamo per raccontare effettivamente da dove siamo partiti, cosa ci dice la scheda rispetto a quello che ci dice proprio l'intervento sul territorio, che magari può essere anche più avanti di quello che abbiamo letto nello step 1. Cioè nel momento in cui abbiamo scelto il nostro progetto su in coesione. Dopodiché, allora, andremo poi a scrivere il nostro report sul nostro blog, così da finalizzare il lavoro. Adesso io andrei direttamente nelle nostre pillole didattiche, così le possiamo assolutamente guardare insieme e esplorare. Così andiamo a vedere anche nel dettaglio cos'è Moniton, come utilizzarlo. Ovviamente vi daremo una serie di consigli rispetto a come registrarsi e come appunto compilare il report perfetto proprio per diciamo questo step didattico di A Scuola di Open Coesione. Come sapete, avete una sezione dedicata, però ci vado direttamente dal sito. Avete una sezione dedicata alla vostra didattica, rispetto alle scuole superiori, ovviamente alla sperimentazione relativa alla cooperazione territoriale europea. Come vedete, sono già disponibili i contenuti della lezione 3. Come al solito, avete, i vostri obiettivi, che riguardano appunto lo step 3, esplorare, con una serie di informazioni sempre a disposizione nel menu a destra, dei documenti che comunque saranno sempre di, diciamo, una sorta di guida per la realizzazione dei vostri output e per la conclusione poi di questo step didattico prima della conclusione. Quindi, come sapete, e come per gli altri step, la scaletta, gli homework e il glossario che vi aiuta proprio nella comprensione anche delle pillole didattiche che vediamo in questa pagina. Come dicevo prima, vista la situazione pandemica, ovviamente molti di voi, oppure no, dipende sempre dal contesto in cui vi muovete, non avranno l'opportunità di effettuare una visita in presenza, di incontrare i soggetti protagonisti del progetto in presenza. Quindi magari facciamo degli esempi. Fissiamo un appuntamento con il sindaco del nostro comune perché vogliamo sapere se appunto il beneficiario, per esempio, è il comune, è il nostro comune, quindi andiamo a parlare direttamente col sindaco oppure con l'assessore di riferimento e quindi andiamo. Tutto il team si reca nella sede del comune per fare l'intervista al sindaco e agli addetti, diciamo, predisposti proprio per farci fornire delle ulteriori informazioni. Se non è fattibile, se non possiamo farlo, ovviamente per tutta una serie di motivazioni, abbiamo l'opportunità di farlo attraverso gli strumenti digitali, che sono sicuramente le piattaforme in cui già noi ci relazioniamo.
quindi le piattaforme online come Meet e quant'altro, ma abbiamo anche altri strumenti come interviste telefoniche, possiamo inviare un'email, prima di incontrare questi soggetti, così già hanno di per sé a disposizione le domande che porrete loro, oppure nel momento in cui non sono disponibile a incontrarvi, perché ovviamente il tutto deve avvenire nell'arco di tempo entro la deadline, potranno farlo attraverso rispondendovi attraverso una email di risposta. Come fare poi a riportare tutto questo in un video, quando magari ci sono queste, non abbiamo abbastanza riprese da inserire all'interno, oppure abbiamo soltanto delle foto, insomma, abbiamo una serie di, diciamo, non dico difficoltà, ma comunque ogni caso è a sé e ci dobbiamo un po', regolare rispetto al materiale che abbiamo a disposizione. Quindi, proprio per questo, anche perché chi magari vuole usare un po' di più e inserire della grafica all'interno dei video, dei vostri filmati che appunto possono essere. Diciamo, sono fondamentali per questo step. Qui abbiamo raccolto, l'abbiamo fatto proprio nell'anno, cioè 2 anni fa, per supportare i docenti e gli studenti proprio nel primo lockdown. E quindi questo strumento poi che è un vademecum di supporto che vi serve sia per questo step che per lo step successivo. Abbiamo raccolto tutta una serie di esempi che sono stati, diciamo, realizzati, quindi tutta una serie di prodotti a esempio per voi, realizzati dagli studenti in anni precedenti di A Scuola di Open Coesione, che possono sicuramente esservi di aiuto o di ispirazione. E quindi, per esempio, come mettere in scena il proprio TG, un podcast, ovviamente per quanto riguarda questo step in particolare, parliamo di un video, un semplice video, quindi lasciate perdere i podcast, diciamo gli altri format creativi di cui poi discuteremo nell'ultimo step raccontare e che quindi appunto saranno più utili in quella fase. In questa fase ovviamente qui potete prendere spunto e qui c'è proprio un'indicazione, per esempio nel caso dello strumento Powtoon, c'è questo team che ha realizzato il video della visita di monitoraggio, quindi il video da realizzare in questa fase, in un certo modo, e per esempio andiamo a vederlo, ed è appunto, diciamo, un video che porta una serie di indicazioni ed è anche, diciamo, un espediente proprio perché non si poteva incontrare i soggetti, protagonisti del progetto, e perciò i ragazzi si sono, diciamo, adattati alla situazione e hanno realizzato attraverso questo strumento, per esempio, diciamo, un video che raccontasse, che valorizzasse tutte le informazioni a loro disposizione, proprio per raccontare a chi, avrebbe letto proprio tutte le novità di questo, di questa fase, di questa fase in cui appunto si raccolgono poi nuove informazioni parlando poi con i referenti del progetto. Quindi avete davvero tantissime strategie da poter sfruttare, quindi appunto fatene buon uso, ci sono sia. Appunto, cioè, vedete una descrizione generale del dispositivo, del software, che sono tutti software gratis e disponibili online. Ovviamente una versione free ce l'hanno tutti gli strumenti, però dobbiamo anche dire che ultimamente per alcune funzionalità un po' più avanzate, diciamo, è normale che si richieda un po' un upgrade. Quindi non fateci caso, voi utilizzate gli strumenti a disposizione e ovviamente a disposizione in maniera gratuita. Quindi questo è un utile strumento che potete assolutamente sfruttare al meglio per questo step, come anche per il prossimo. Sicuramente, tra l'altro, molti studenti avranno anche idee nuove, idee più creative di queste. Quindi assolutamente sbizzarritevi, potete sfruttare anche ulteriori strumenti senza problemi. Quindi questi sono solo dei consigli, potete utilizzarli al meglio, ma questo non vieta che il video può essere, diciamo, realizzato anche in altro modo. Questo video, ma poi andiamo a vedere,
Diciamo che deve essere sempre un video che poi caricherete sul vostro canale YouTube e all'interno del blog verrà poi inserito il link, cioè la URL a YouTube. Ok? Tornando a noi, e quindi dopo aver esplorato un po' gli strumenti che vi serviranno dopo aver fissato la lezione in classe, e quindi dopo aver visto insieme agli studenti tutte le pillole didattiche qui a disposizione che vi servono poi in questa fase, andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta. Questa lezione si compone di quattro step, perché come abbiamo detto, noi in questa fase dobbiamo pianificare la nostra visita di monitoraggio civico. Come lo facciamo? Ovviamente qui avete a disposizione una pillola video in cui è possibile, diciamo, avere dei piccoli consigli perché, diciamo, non banali, nel senso di avere già un'idea della data, confrontarsi sin da subito con i referenti che dovete incontrare per testare le loro disponibilità, come non è banale preparare prima una scaletta, preparare prima delle domande, cosa importantissima proprio perché rispetto alle risposte che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno per la nostra ricerca di monitoraggio civico, è importante fare le domande giuste. Quindi è utile sedimentare, rifletterci, riuscire a essere più efficaci possibili rispetto al nostro incontro, che ovviamente implica una serie di attività e di impegno. Così come avete, cioè così come avete una pillola video, sempre sulla destra, oltre alle slide che sono appunto speculari al video, avete l'opportunità anche di avere appunto una guida, un PDF rispetto a come muovervi nell'organizzazione e nella pianificazione della visita di monitoraggio civico, anche rispetto al progetto che voi state monitorando. Quindi, nel caso in cui il progetto non è iniziato, nel caso in cui il progetto è in corso o è concluso, e quindi come organizzarlo al meglio. Ovviamente attraverso una serie di step che diciamo sono importantissimi anche per rispettare i tempi e riuscire a fare tutto nel modo migliore. Qui ancora di più la suddivisione dei compiti è fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Già è così perché appunto il team si compone di varie figure, ognuno ha la sua specialità da portare avanti, però appunto anche qui è importantissimo diciamo organizzarsi al meglio, sempre valutando le predisposizioni di ognuno. E qui quindi trovate tutta una serie di informazioni molto utili proprio per pianificare questa visita di monitoraggio civico, perché prima la si organizza, prima si intercettano i referenti con cui si ha bisogno di interloquire. Dopo ci si dedica proprio alla realizzazione delle riprese, del video e alla scrittura del report di monitoraggio su Moniton, che, come dicevamo, è una piattaforma che andremo a vedere e esplorare nel dettaglio a breve. Nel secondo step andiamo a capire in maniera diciamo molto approfondita, c'è un tutorial dedicato a questo, quindi vi chiediamo davvero la cortesia di seguirlo passo passo e adesso vi daremo anche delle indicazioni rispetto alla registrazione su Moniton, perché il primo passo da fare è proprio questo, perché è una piattaforma esterna ad ASOC, quindi non fa parte del nostro sito, per esempio, quindi è una piattaforma a sé, che è, diciamo, una piattaforma indipendente, no profit, dove è possibile, scrivere un report di monitoraggio su un intervento finanziato dai fondi pubblici, in particolare le politiche di coesione, infatti parte proprio da Open Coesione, sfrutta le API di Open Coesione. Avete anche la possibilità di leggere tutti i report dei ragazzi a scuola di Open Coesione, come anche di semplici cittadini, di giornalisti, di ricercatori che hanno preso l'iniziativa di scrivere un report per raccontare effettivamente come sta andando quel tipo di intervento sul territorio, avendo l'opportunità quindi di anche di raccontare i punti di forza, i punti di debolezza, delle idee che magari il cittadino come voi, team ASOC e quindi docenti dei team che state accompagnando, volete diciamo esporre proprio per migliorare il progetto che avete monitorato per, diciamo,
questo tempo, e quindi è utile comunque da questo punto di vista. Oltre a riportare delle interviste, che sono interviste sicuramente le più importanti, le più diciamo significative rispetto al vostro percorso, perché sempre utili a ciò che state raccontando, ciò che state facendo sui territori. Quindi qui trovate un tutorial che è appunto realizzato da Luigi Reggi, che è il presidente della piattaforma Moniton, che è anche diciamo, un'associazione no profit, e che vi spiega anche un po' come navigare la piattaforma e come creare e inviare un report a Moniton. Mentre nella sessione successiva avete proprio a disposizione veramente un tutorial. Oltre insomma, a esplorare che cos'è Moniton e a navigarlo nelle sue componenti, come iniziare a utilizzare questa piattaforma. Quindi, come registrarsi, come poi diciamo, creare un report, inviarlo, e un'altra cosa, raccomandazione che vi facciamo è inviarlo almeno 3 giorni prima della scadenza. Perché la redazione lo deve leggere, la redazione di Moniton ovviamente deve leggerlo, capire se ci sono delle integrazioni che voi dovete fare, se appunto quelle informazioni che avete inserito diciamo, non sono sufficienti rispetto a quello che vi viene richiesto, e dopodiché nel momento in cui è tutto a posto, sarà Moniton a inoltrarvi un'email con il link da inserire nel vostro blog ASOC, e quel link sarà proprio il link del vostro report pubblicato sulla piattaforma Moniton. Fino a che non è validato dalla redazione, quindi la redazione non vi dà il via libera e non vi fornisce questo link, diciamo, il report è in revisione e quindi dovete magari integrare con i consigli di monitor nei suggerimenti rispetto ad alcuni campi che è necessario compilare, ovviamente. Quindi qui intanto è un altro consiglio che diamo, e appunto a conclusione di questa lezione, vabbè, a partire da domani, di iscrivere il team sin da subito. Ovviamente fatelo con l'email del team. Non con la vostra email di docente, non con un'email di un alunno a caso, ma con l'email del team, perché gli autori sono gli studenti. Gli autori sono il team ASOC, colleghiamoci per esempio, e quindi è giusto che ci siano delle credenziali che rispecchiano l'identità. Ovviamente avrete un'anagrafica da compilare, potete inserire anche una piccola bio. E poi appunto, una volta effettuata la registrazione, potrete fare login nuovamente e da lì creare il vostro report di monitoraggio civico. Altra cosa, il report lo potete salvare man mano, quindi prima di inviarlo non abbiate fretta. Quindi inserite le informazioni che avete a disposizione, oppure appunto altra cosa, perché è importante per non perdere poi tutti i dati inseriti. Non compilate il report in contemporanea, perché non è possibile poi salvarle, potrebbero perdersi. Per evitare queste situazioni, abbiate sempre un file Word dove inserite queste informazioni, così che se ci sarà malauguratamente un inghippo, ovviamente avete poi. Potete velocemente rimediare e quindi inserire le informazioni che avete già salvato nel vostro file nuovamente sul report Moniton. Quindi, appunto, leggere e consultare questo step didattico è fondamentale poi per andare a utilizzare la piattaforma Moniton, che ve la faccio vedere, è proprio questa, dove appunto potete sia leggere, come vedete qui, diversi report, per esempio, diciamo che. Le scuole superiori hanno concluso questo step da poco, quindi troverete tutti i report delle scuole superiori appunto compilati, sono pubblici, quindi potete dare un'occhiata. Ci sono anche i report Moniton dell'anno scorso, delle due scuole che hanno diciamo
effettuato il progetto pilota di Scuola di Open Coesione. Quindi avete una serie di spunti da utilizzare. Ovviamente c'è qualcuno che fa tipo qualche errorino rispetto alla descrizione del progetto. Quando si parla di descrizione, ovviamente si parla di descrizione del progetto che state monitorando, non del progetto ASUC che state ovviamente a cui state partecipando. Questo è importante. Vediamo che anche alcuni studenti delle superiori, diciamo, un po' scambiano questa cosa qui, come anche i punti di forza e di debolezza, i punti di forza e di debolezza del progetto che state monitorando, non del percorso a scuola di Open Coesione. Quindi qui andando su leggi i report, anche grazie alla mappa con tutta una serie di indicazioni, potete assolutamente navigare e esplorare chi l'ha già fatto, ma comunque diciamo, seguite le indicazioni di Luigi Reggi, della redazione, del nostro tutorial che sono appunto lì per voi e strutturate per farvi tranquillamente creare il vostro report di monitoraggio civico. Poi volevo dirvi un'altra cosa su Monitor per passare avanti. C'è a disposizione di tutti anche una Money Tutor dove è possibile anche incamerare, una volta inserito il link al progetto di Open Coesione, avete l'opportunità di avere una serie di suggerimenti molto personalizzati a disposizione. Quindi utilizzatela, leggetela e quant'altro. Se avete domande poi su questo, ovviamente siamo a disposizione. Però davvero è importantissimo seguire le indicazioni in questo step 2, dove è tutto veramente passo passo spiegato nel dettaglio e non mi sbagliate se seguite le indicazioni, cioè veramente in maniera precisa. Qui avete una serie di approfondimenti, come per esempio come scrivere il report perfetto, che è appunto una, diciamo, sono delle slide create proprio dalla redazione di Moniton, li avete a disposizione. Consulta la guida di Moniton, e ovviamente qui è proprio, diciamo, ci ritorniamo, ma come vedete, questo è lo stesso tutorial che avete su ASOC. Quindi, intanto, ricapitolando, iscrivete la vostra classe su Moniton, cominciate un po' a capire come è organizzato questo report, ma lo vedrete anche da queste pillole didattiche, cosa vi serve, cosa dovete, diciamo, inserire all'interno per poter essere anche più efficaci, più veloci poi dopo. E quindi, insomma, riuscire a far tutto, anche nei tempi. Andiamo avanti. Nello step 3 trovate, diciamo, un video con diverse testimonianze di chi, diciamo, ha fatto, ha realizzato, cioè, c'è chi racconta appunto l'esperienza, cioè i vari monitoreners, sparsi per l'Italia si raccontano e raccontano appunto come diventare un perfetto monitorer. Quindi, diciamo, è molto simpatico anche per, vedere un po', come, diciamo, si sono comportati gli altri, che appunto sono soggetti un po' diversi, tutti diversi tra loro. E poi qui abbiamo uno step molto importante che è proprio quello di come creare un video bello ed efficace. Qui c'è il nostro Vincenzo Ardito, che è stato regista della web serie del 2016-2017, che ha raccontato in varie versioni gli studenti di Scuola di Open Coesione, che ci ha regalato questa pillola didattica proprio per raccontarvi come organizzare il vostro lavoro e come renderlo il più efficace possibile, oltre che bello esteticamente, diciamo comunicativamente importante e alla fine utile a valorizzare proprio le informazioni che voi volete far emergere rispetto al monitoraggio. Altro tema importante, delicatissimo, ma essenziale, fondamentale, è proprio quello delle liberatorie. I vostri intervistati
per prestare la loro immagine e quindi per rilasciare delle dichiarazioni, devono aver firmato prima una liberatoria e ovviamente qui andrete a far firmare per, immagino, i referenti dei progetti, sicuramente le liberatorie per i maggiorenni. Se nel caso, cioè, se nel caso, adesso faccio degli esempi, si tratta di interviste ai vostri coetanei, è normale, che potete usufruire anche del modello per i minorenni. Quindi, cosa importantissima è quella di far firmare a tutti i vostri intervistati, che poi appunto compariranno nel vostro video e che vi rilasciano delle interviste, le liberatorie che acconsentano a questo. Proprio perché bisogna, cioè, è fondamentale. Quindi non è un qualcosa, un dettaglio da dimenticare, da mettere in secondo piano, ma anzi, appena si richiede un'intervista e si spiega che cosa stiamo facendo, ovviamente lo step successivo è proprio la firma della liberatoria, proprio per metterci al riparo da eventuali, insomma, problematiche. Quindi mi raccomando, ovviamente potete custodirle come le altre voi, non dovete consegnarle a noi, ma appunto rispetto a quello che cioè, riguarda questo step, proprio perché andrete a riprendere, magari ma anche a riportare attraverso sia testualmente che con. Diciamo con delle registrazioni su piattaforme online, queste persone è normale che siano tutelate, anche perché poi saranno visibili sui vostri blog ed è giusto così. Quindi, questo è, diciamo, sono le pillole che andrete ad esplorare, proprio per riuscire ad arrivare alla realizzazione dei vostri output. Ma andiamo a vedere poi. Tornando alle slide, diciamo che ci siamo detti parecchie cose rispetto alla lezione 3. In questa fase, e torniamo diciamo qui ai nostri temi, in questa fase è importante diciamo, chiedere anche supporto ai referenti e di CDE, amici di ASOC, regioni partner, per organizzare la visita. Ma soprattutto per reperire i contatti che vi servono, i contatti istituzionali, per esempio, quelli dei responsabili del progetto. Nel caso della regione, anche qui la regione può avere appunto un ruolo di facilitazione, nel senso che vi può dare un supporto nel reperimento dei contatti, ma questo assolutamente lo possono fare anche i centri Europe Direct che vi supportano, come le associazioni che vi possono dare una mano in questo. E quindi anche indirizzarvi al meglio rispetto alla ricerca dei contatti, di come appunto secondo, cioè anche darvi un po' uno sguardo rispetto a come organizzarvi e come diciamo rintracciare i soggetti protagonisti dei progetti scelti. Quindi andiamo al, diciamo, al clou, cosa dobbiamo fare per la nostra visita di monitoraggio civico? Come dicevamo, preparare con gli studenti in primis le domande da fare proprio in caso di interviste ai responsabili del progetto, delle domande che devono essere domande, diciamo, formulate in un certo modo, soprattutto per le risposte che voi state cercando. Quindi, è un'operazione abbastanza delicata e fondamentale, importantissima, proprio per avere un risultato efficace. Assicurarsi che quindi appunto la classe abbia l'occorrente per fare tutte le riprese, le foto, la raccolta dati sul campo. Alcuni, per esempio, alcuni studenti scelgono di somministrare dei questionari, per esempio, ai coetanei, alle famiglie, poi dipende sempre dal tema, ovviamente, o ai cittadini diciamo, che cittadini sono anche appunto. C'è la nostra scuola, è una grande scuola, ogni studente ha una famiglia alle spalle che potrà appunto rispondere magari a dei quesiti rispetto a un servizio pubblico di cui usufruisce quotidianamente. In questo caso, quindi, lo strumento del questionario è sicuramente ottimale. E quindi anche qui c'è proprio una, ci dovrà essere, diciamo, un po', vi dovrete un po' dedicare
alla formulazione di questi questionari e delle domande che volete diciamo, somministrare agli interlocutori. E poi appunto occuparsi di richiedere le autorizzazioni per l'uscita dei ragazzi per la visita di monitoraggio. Questa diciamo che è la parte un po' più diciamo, amministrativa e ovviamente fatta è tra le prime da fare proprio per essere nei tempi e riuscire a diciamo, organizzarsi al meglio. Dopo la lezione, gli homework, cioè i compiti a casa. Ovviamente, come sapete, per ogni step è importantissimo organizzare dei momenti di confronto sull'avanzamento dei lavori, su come sta andando. Ognuno sta portando a termine il suo pezzetto, a che punto siamo. Quindi, cioè, ovviamente, oltre al project manager, che dovrebbe essere colui che, o colei che appunto coordina gli altri componenti, perché è un po' il leader, no? Anche voi docenti ovviamente andrete a controllare se tutto procede per il meglio, anche per dare una, diciamo, una sorta di scansione del tempo, delle attività, eccetera. Ovviamente prevedere eventuali momenti di lavoro in gruppo in classe durante le ore di lezione, controllare ovviamente i lavori prima di pubblicarli, e quindi quelli realizzati dagli studenti e che prima di pubblicarli magari hanno bisogno di un occhio per capire se è tutto ok, e quindi si può andare avanti con la pubblicazione. E quindi poi, vabbè. Il punto 4, e questo vale sempre, che nella didattica ordinaria si possono assolutamente utilizzare, ma voi lo fate già proprio perché parliamo di un progetto che si inserisce esclusivamente in questo caso, nel vostro caso, nelle ore di educazione civica, e quindi insomma è proprio quello che stiamo facendo. E quindi insomma, prima di prepararci allo step 4, che ci fa, diciamo, arrivare alla creatività più assoluta, in cui possiamo, insomma, scegliere diversi format per raccontare dal nostro punto di vista cosa abbiamo fatto finora, questa è diciamo, è anche uno step divertente per gli studenti, proprio perché, diciamo, diventa poi un'esperienza anche più tangibile, mentre prima si sono trovati a navigare dei siti, dei portali, a ricercare dati, a, diciamo, a smanettare con dei programmi per le infografiche, adesso si passa all'azione e quindi diciamo, si entra poi nel vivo di uno step che è poi un po' il cuore del modello e del monitoraggio civico. Questi contenuti, tutti i materiali a disposizione, li abbiamo guardati, li abbiamo visti nella nostra lezione 3. Come dicevamo, il vademecum è lì apposta, scaricabile per diciamo, consultarlo, farvi ispirare, prendere spunto, soprattutto se diciamo, la visita non potrà essere effettuata in presenza. Per la visita in presenza, come dicevamo prima, c'è tutta una parte di organizzazione dei gruppi di lavoro, ogni studente avrà il suo compito, il suo incarico, come già avviene ovviamente, e appunto prima di partire, prima di diciamo, andare in scena, ovviamente è necessario verificare che i materiali prima e durante la visita di monitoraggio siano comunque utili per iniziare a compilare il nostro report monitoring e ovviamente a comporre il nostro video con le nostre sequenze, per pubblicare tutto poi sul nostro blog entro l'11 aprile. Qui l'abbiamo visto perché siamo andati direttamente sulla pagina di lezione 3, ma io direi che adesso andiamo anche a vedere un po' quello, cioè alcuni output realizzati, e andremo magari proprio nei blog delle scuole medie dello scorso anno, per andare anche visivamente, no? A controllare che cosa ci aspetta rispetto a questo step didattico. Ovviamente trovate tutte le informazioni negli homework, come anche la suddivisione in ruoli, dei ragazzi che poi dovranno appunto fare, tutta una serie di attività. E quindi appunto ricapitolando, prima di consegnare il nostro terzo report del percorso sperimentale ASOC, il team assieme a voi studierà i contenuti della lezione 3, quindi tutta la parte della didattica che abbiamo visto insieme, si organizza nel vero senso della parola, quindi in maniera diciamo concreta l'esplorazione, l'uscita di monitoraggio, dopo aver raccolto tutti i materiali grazie a questa uscita. E quindi grazie a tutte le interviste realizzate,
si è in grado di scrivere il nostro report su Moniton, sulla piattaforma Moniton, e di realizzare il nostro video con il materiale che abbiamo a disposizione. Tutto ciò entro la deadline proprio per riuscire a compilare il nostro blog e a pubblicare quanto fatto. Come sapete, nel nostro calendario ci sono tutte le date a disposizione, come sempre, quindi consultatelo, tenetelo d'occhio, oltre appunto ai nostri webinar, ai nostri alert, nel gruppo WhatsApp, è importantissimo tenere d'occhio questo strumento che è proprio lì a disposizione per voi, con tutte le date sia dei nostri appuntamenti didattici di formazione, ma anche appunto per quanto riguarda le consegne dei vari report che appunto andrete a realizzare con gli studenti. Prima di passare a questo, io andrei di nuovo sul nostro sito per poi lasciare a voi, diciamo, uno spazio di interazione, no? E quindi darvi l'opportunità di fare tutte le domande del caso. Vorrei insieme a voi andare a vedere i report realizzati lo scorso anno, per esempio, dalla Scuola di Cetrale e dalla Scuola di Firenze, che hanno poi partecipato al primo progetto pilota sperimentale poi rivolto alle scuole medie. Andando poi quindi nella sezione dedicata alle ricerche e blog di riferimento di tutte le scuole partecipanti ad ASOC, andiamo quindi a selezionare con il nostro filtro l'anno precedente, 2021. Nel caso di Cetraro, selezioniamo la Calabria ed eccoci qui. Come vedete, gli output da realizzare sono questi due, cioè non cambiano, quindi a breve, da domani in poi avrete la possibilità di leggere cosa è richiesto da questi output, saranno comunque questi. Come vedete qui c'è un video che hanno realizzato i ragazzi, dove il video non è disponibile, il video è privato. Ah, visto che sono in ascolto le docenti di Cetraro, chiediamo di metterlo in modalità pubblica, perché è un peccato che non si veda più. Ok? Quindi andiamo a vederlo nell'altra classe. Toscana, gli Restauradores del Don Milani di Firenze, che hanno fatto in questo caso dalla loro classe direttamente attraverso gli strumenti a disposizione l'intervista al direttore Mozzo, che appunto loro stavano monitorando la grotta degli animali all'interno di un complesso artistico-culturale che doveva essere ristrutturato, e quindi hanno fatto comunque delle hanno strutturato direttamente l'intervista e poi hanno fatto le riprese montando tutta una serie di momenti. Questo video non deve avere una durata massima per forza di 3 minuti, ma visto che, siccome ci rendiamo conto che le interviste possono essere più lunghe, magari volete riportare più momenti salienti o comunque più interviste a diversi soggetti, diciamo che qui potete realizzare un video al massimo 5 minuti sarebbe perfetto, però appunto, se è più lungo non ci sono problemi, al massimo di 10 minuti, non andare oltre perché dopo diciamo che si perde un po' il filo, l'attenzione cala e forse poi diventa anche meno efficace per chi ha voglia di davvero di ascoltare, di apprendere, eccetera. Quindi questa è la parte del video, e poi abbiamo il nostro report su Moniton, come è organizzato. Anche qui, ovviamente, come vedete, quando verrà pubblicato il report avremo una, diciamo, una visualizzazione di questo tipo. Le sezioni dedicate sono quelle che vediamo, adesso le possiamo ripercorrere insieme. Quindi un titolo che sia appunto anche accattivante rispetto a quello che volete comunicare. Ma diciamo, più che comunicare il senso del monitoraggio, detto in poche parole, sarebbe appunto poi quello l'obiettivo. Qui abbiamo ovviamente gli autori, che è il team, in questo caso i Restauradores, la descrizione, cioè la descrizione del progetto che state monitorando, anche diciamo, dilungandovi un po' se necessario. Se questo progetto fa parte di un piano di interventi anche più ampio e più complesso, raccontare l'avanzamento, quali sono i risultati, se avete potuto valutarli ovviamente, i punti di debolezza, i punti di forza, se ci sono rischi,
secondo voi, le vostre idee e le soluzioni per migliorare il progetto. E ovviamente qui in questa sezione è possibile diciamo, inserire le interviste e quindi anche alcune domande e risposte fatte e ricevute dall'intervistato. Con al lato poi una sezione dedicata alle risorse multimediali in cui potete inserire sia video, sia foto, sia link utili come fonti. Ovviamente non devono andare oltre gli 8 mega, altrimenti il report potrebbe anche non salvare alcune informazioni, quindi mi raccomando, controllate il peso dei vostri materiali. Anche qui, insomma, c'è da essere un po' precisi. La natura di queste risorse qual è? Ovviamente foto, video, anche il vostro video di monitoraggio può essere allegato qui, ma non è obbligato, cioè non è obbligatorio ovviamente. L'importante è che sia inserito proprio nel blog ASOC. Ma qui potete anche inserire, per esempio, c'è un servizio del TG che parla del nostro intervento, comunque a supporto di quello che abbiamo raccontato nel report monitor, noi lo vogliamo inserire proprio perché dà un valore aggiunto alle informazioni che abbiamo già scritto qui. Quindi è un'utile risorsa per la lettura, per accompagnare il lettore all'esplorazione del nostro report. E ovviamente in questa spalla sinistra dovrete poi dare un giudizio sintetico rispetto al vostro progetto, cioè al progetto che state monitorando. Ovviamente Moniton offre una serie di indicazioni rispetto a quello che potete selezionare. E qui, insomma, poi lo vedrete direttamente quando poi vi registrerete e andrete a creare un nuovo report, cioè il vostro report sulla piattaforma Moniton. Quindi le cose da fare sono queste due. Vi chiediamo davvero la cortesia su Moniton di essere, diciamo, previdenti, diciamo così. Quindi intanto cominciate a esplorare un po' e a registrare il team, perché appunto magari a volte può creare degli inghippi. Quindi per diciamo, non fare tutto all'ultimo, meglio intanto farlo, esplorarvi un po' e spiegarlo anche ai ragazzi cosa vi serve, così insomma poi avrete tutte le cose, tutte le informazioni a disposizione da poter inserire. Quindi io direi raccogliete tutte le domande, dopo appunto le leggiamo insieme a beneficio di tutti, così del caso. Io adesso lascerei la parola alla mia collega Cinzia che ci racconta un po' la comunicazione con le reti territoriali. Grazie Laria. Mi vedete, mi sentite? Sì. Sì. Allora, ci avviamo quindi alla conclusione del webinar, però prima lasciandovi quelle che sono un po' ormai avete imparato le ultime indicazioni relative alla comunicazione con noi del team ASOC e con le reti territoriali. E Ilaria diceva che i referenti ISTAT sono stati di grande supporto nella fase dedicata al report di lezione 2 e adesso che entriamo nella fase 3 sono molto importanti gli amici di ASOC, cioè le associazioni e i centri Europe Direct o i centri di documentazione europea. E come sapete, avete ormai imparato a conoscerli perché avete già fatto i primi due step, quindi sapete cosa potete loro chiedere e che potete contare sul loro supporto e in particolare per quanto riguarda gli Europe Direct e i centri di documentazione europea, vi consigliamo di contattarli in particolare in questa fase in cui, come diceva Ilaria, dovrete pensare alle interviste da fare agli attori coinvolti nei vostri progetti monitorati, perché i centri Europe Direct possono avere dei contatti e quindi facilitarvi il contatto con gli enti locali o altri soggetti pubblici e privati del territorio. Possono magari anche contattare per voi degli esperti in analisi dei dati open data, anche se questa fase appunto ormai è un po' superata perché ha riguardato più che altro il report di lezione 2, ma potrebbero comunque esservi sempre di supporto. Si possono anche organizzare degli eventi durante il progetto. Ora, questi 2 anni, a causa appunto dell'emergenza pandemica, c'è stato un calo, purtroppo, ahi noi, ahi tutti, l'organizzazione degli eventi ne ha risentito molto, però ad esempio anche online, quindi utilizzando gli strumenti della tecnologia digitale, si possono organizzare magari degli eventi in cui i centri Europe Direct o CDE
possono, come dire, amplificare la vostra voce sul territorio e quindi pubblicizzare e disseminare i risultati della vostra attività di monitoraggio civico e quindi coinvolgervi anche in attività di animazione e comunicazione locale. Allo stesso modo, gli amici di ASOC, cioè le associazioni di cui avete chiesto il supporto, possono appunto accompagnarvi, affiancarvi nell'attività di facilitazione, quindi nell'attività di ricerca di contatti utili per le interviste o per la visita di monitoraggio, possono supportarvi anche in merito al tema specifico del vostro progetto monitorato, perché magari gli amici di ASOC hanno appunto quelle competenze appunto specifiche del tema, che può essere appunto il tema ambientale, il tema dei trasporti, il tema della cultura o dell'istruzione, e quindi possono darvi anche delle indicazioni più precise, più specifiche riguardo anche alle interviste che vorrete realizzare per gli attori coinvolti nel progetto. E anche gli amici di ASOC sono fondamentali in questa fase per organizzare delle iniziative che, come dicevamo prima, possono essere degli eventi online, ma perché no, ormai anche degli eventi, se possibile, sul territorio, iniziative di disseminazione che possono appunto massimizzare l'impatto della vostra ricerca sul territorio. Invece, per quanto riguarda la comunicazione con noi del team ASOC, che ovviamente siamo coadiuvati dal prezioso supporto delle reti territoriali, ma che rimaniamo comunque a disposizione per qualunque tipo di necessità, di richiesta di chiarimento e di supporto relativamente alla compilazione del report di lezione 3, quindi quelli che sono gli strumenti che vi consigliamo di tenere sempre sotto mano sono ovviamente il nostro sito web, che è un pochino la guida, Ilaria vi ha fatto vedere prima anche e soprattutto la sezione dedicata alla didattica, ma comunque sul sito di ASOC sono presenti anche delle news, tutti i materiali didattici relativi appunto a ogni step del percorso, sia per le scuole superiori che per le scuole medie, e poi anche i video, le registrazioni e le slide dei webinar, fondamentali se volete recuperare magari quelli già svolti, e le informazioni di contatto. Oppure potete comunicare con noi anche tramite le pagine social, quindi ricordiamo la nostra pagina Facebook, in particolare il gruppo Facebook che vi ricordiamo sempre, potete utilizzarlo anche per interagire con gli altri team ASOC, che siano essi delle scuole medie o delle scuole superiori, o anche per condividere se ne avete voglia, perché fa piacere a noi, ma fa piacere anche agli altri team delle scuole superiori, delle foto che ritraggono magari i vostri ragazzi, i vostri studenti mentre sono a lavoro sulla compilazione dei report, quindi utilizzatelo. E abbiamo poi ovviamente anche la pagina Twitter che ormai conoscete e la pagina Instagram che magari insomma è sicuramente più visitata dai più giovani e quindi dagli studenti. Ricordate che i vostri report di monitoraggio, quindi quello che avete prodotto finora, sono resi pubblici a disposizione di tutti sul sito di Scuola di Open Coesione e li potete visualizzare, ricercare nella sezione dedicata al menu Scuole Ricerche. Quello che vi consigliamo è di guardare insomma, anche il report realizzati dagli altri team e quindi utilizzate quella sezione dedicata a Scuole Ricerche come dire, periodicamente filtrando anche ci sono dei filtri in cui potete quindi ricercare per regione, per anno scolastico, insomma, è una sezione che noi riteniamo fondamentale e che vi invitiamo sempre a consultare. E poi questi sono, diciamo, i compiti a casa per voi docenti. Vi ricordiamo di compilare e consegnare, per chi non lo avesse già fatto, la scheda di feedback della lezione 2. Per noi, come sapete, è un contenuto fondamentale, molto prezioso, perché contribuisce alla elaborazione, al miglioramento dei contenuti e delle modalità didattiche di questo percorso sperimentale. Vi chiediamo, quindi vi diamo la scadenza del 1º aprile, quindi di riuscire a inviarcele via mail, entro e non oltre il 1º aprile 2022. Quindi su questo intanto vi ringraziamo anche per chi, ha già provveduto ad inviarle. E io direi, Ilaria, che possiamo lasciare spazio se ci sono domande, richieste di approfondimento, di chiarimento, siamo a disposizione.
Allora, vedo già qualcosina. La professoressa Zorzi che ci dice: noi non abbiamo una mail del team, come la creiamo? Createla con, per esempio, Gmail, a cui potete associare anche il vostro Drive e quindi comunque tenere tutti i materiali relativi ad ASOC, al progetto, come archivio e quindi, insomma, vi può essere sempre utile. Ovviamente specifichiamo, meglio crearla tutti, chi non l'ha fatto lo faccia. Nome team chiocciola per esempio gmail.com. Non utilizzate le parole ASOC Open Coesione all'interno dei contatti. Abbiamo visto anche che qualcuno l'ha fatto con i social. Vi chiediamo di mettere il vostro nome team perché non possono essere utilizzate delle parole associabili al progetto. Perché ASOC ha già la sua pagina, ha già i suoi contatti, eccetera. I team ASOC hanno la loro identità ed è giusto che sia così. Quindi, in questo senso è utile, soprattutto in questo momento, in questo step, che poi appunto andrete a registrarvi con l'email del team proprio sul monitor. Io direi di far emergere domande se ce ne sono, dubbi. Non è nulla banale, quindi appunto scrivete, noi le condividiamo, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi siamo qui apposta per risolvere un po' tutte le criticità e eventuali domande. Quindi magari possiamo lasciare un pochino di tempo. Allora, la professoressa Marco Tullio dice, per le interviste si potrebbe chiedere l'aiuto dei referenti Istat. Diciamo che in questa fase non sono previsti referenti Istat, nel senso, comunque loro sono dedicati ai dati, quindi all'elaborazione, alla visualizzazione dei dati. In questa fase è importante cioè, farvi supportare dalle altre reti territoriali. Se non avete, diciamo, il supporto delle altre reti, chiedete anche consigli a noi rispetto alle interviste, perché Istat in questo caso non credo possa darvi un supporto ulteriore, diciamo. C'è una competenza comunque differente in questo senso. Comunque, appunto, ripeto, già avete una serie di informazioni rispetto a chi è necessario intervistare, quindi già farvi una scaletta di quali contatti recuperare, cominciare a capire dove li possiamo recuperare, arrivare poi a capire anche il tecnico chi può essere, poi dipende sempre dal progetto. La professoressa Orsini dice, oltre che sul sito del nostro progetto, non ho capito dove potremmo pubblicare immagini di alcuni step del lavoro del team, ovviamente sui canali social. Come vi dicevamo, però per il vostro caso la situazione è un po' più delicata, abbiamo visto che alcuni hanno aperto i social, altri no. Questa è una cosa molto personale, molto, diciamo, soggettiva rispetto alle decisioni prese a scuola, alla politica della scuola, tutta una serie di cose. Però voi docenti, attraverso i vostri profili, potete dare evidenza al lavoro dei ragazzi, quindi utilizzare i nostri strumenti come la community, per rilanciare il lavoro che fanno in classe, se avete libere ore non ci sono problemi, a condividere comunque i lavori di gruppo in un gruppo Facebook, che tra l'altro è un gruppo privato, quindi comunque solo i partecipanti alla scuola di Open Coesione accedono a quel gruppo perché noi dobbiamo sempre accettare i partecipanti. Quindi in questo caso credo che sia utile e importante dare diciamo, evidenza a quello che state facendo anche con questo tipo di racconto, no? Questa comunicazione, che poi è una delle cose che il progetto richiede anche per diffondere le attività di monitoraggio che dei ragazzi di questa età stanno facendo proprio sul territorio. Ah, per esempio, poi, a parte questo tema, ritornando al tema precedente, per le interviste, per esempio, qualcuno se è un tema che magari un giornalista ha già trattato, no? Nei suoi servizi.
o ha scritto degli articoli in merito al progetto perché è un tema molto sentito dalla comunità, anche lui potrebbe, o lei, insomma, potrebbe essere un eventuale intervistato, quindi proprio perché ha seguito magari da vicino e negli anni quel tipo di argomento, quel tipo di tema. Quindi ci sono una serie di strade che potete percorrere. Lascerei altri 5 minuti. Se avete domande su Monitor, per esempio, diteci tutto quello che, insomma, vi viene in mente senza problemi, perché forse quello è un po' più, diciamo, uno strumento nuovo e quindi magari, avete dei dubbi. Nei nostri materiali, per esempio anche per il video, avete la possibilità di avere una serie di link rispetto all'utilizzo diciamo, di alcune colonne sonore, brani musicali da utilizzare all'interno, eccetera. Ok, professoressa Marco Tullio dice dobbiamo prima aprirlo per capire cosa chiedere, quindi cosa non capiamo. Ok, quindi il primo passo da fare è registrarsi così ci potete chiedere tutto. La dottoressa Cortese di Istat ci chiede per ASOC la chat la leggete solo voi, vero? E la chat, noi abbiamo un gruppo WhatsApp con i prof delle scuole medie con cui dialoghiamo per diciamo, dare magari degli alert, di ricordare ai prof delle scadenze, per ricordargli che gli output sono online. No, forse intendeva questa chat, quella dedicata alle domande dei docenti. Sì, noi, gli organizzatori. Ok, allora, comunque la dottoressa Cortese rispetto alla domanda di prima della professoressa Marco Tullio, se non erro, ci dice che, scusate un attimo, che appunto per quanto riguarda il supporto, se il supporto di Istat è legato alla definizione dei contenuti dell'intervista, assolutamente sì, il supporto può essere fornito da loro, quindi possono essere utili, quindi contattateli, quindi la dottoressa Cortese ci offre la disponibilità, ovviamente a nome anche delle altre colleghe, immagino. Quindi, professoressa Marco Tullio, quando avrete un po' le idee più chiare rispetto a come organizzare l'intervista, l'uscita, la visita, eccetera, Istat può essere anche in questa fase un supporto e grazie insomma, a Istat e alla dottoressa Cortese che ce lo confermano anche in questa fase. Bene, non vedo altre domande. Ok, quindi ricapitolando, questa sessione registrata e la troverete sin da domani con le slide nella pagina di lezione 3 dedicata a voi, quindi alla vostra didattica che adesso è suddivisa tra superiori ETC e medie.
e quindi potete rivedere e usare tutti i contenuti a disposizione. E, per qualsiasi cosa, scriveteci via email, così possiamo darvi anche riferimenti, suggerimenti, eccetera. E poi appunto, anche per quanto riguarda più in là, intendo, quando inizierete a compilare Moniton, se ci sono delle problematiche, avrete anche i contatti della redazione che vi può essere utile, la redazione di Moniton. Io direi che ci siamo detti tutto, grazie e complimenti a tutti per aver completato lo step 2, che sappiamo essere uno step impegnativo. Siete stati bravissimi insieme ai vostri studenti, davvero. Grazie a chi supporta e vi supporta, ci supporta in questo viaggio. Quindi, tutte le reti territoriali, in particolare ISTAT per quanto riguarda lo step 2, e poi anche a tutte le reti con cui avete stretto una collaborazione in questo senso. E per tutto il resto, appunto, abbiamo tutti i nostri canali, quindi non esitate a contattarci. Grazie ancora e a prestissimo. Ciao a tutti e tutte, buon lavoro, Buon a presto. lavoro!